Hanno chiesto. 1. Le novità quali sono? Sono l'avatar di Alfonso Signorini. Il reality show targato Mediaset torna alle origini e ha iniziato a formare il casting, per tutte le persone che avranno voglia di provare questa esperienza. Ora ho bisogno di te, insieme andremo lontano, se non mi ascolti te ne pentirai, dai una svolta alla tua vita. Per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. La novità sarà quella di accoppiare le due versioni, concorrenti VIP e concorrenti NIP, ma ci sarà una grande difficoltà di trovare i VIPponi che abbiano la voglia di partecipare e confrontarsi con personaggi non noti. E poi con passare del tempo diventa difficile trovare i VIP che non hanno mai partecipato. 2. Probabili opinionisti. Solo insieme possiamo, per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella home page e cliccare su community e votare e commentare i nostri sondaggi, grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Cosa ti costa? Se ti è piaciuto il video metti un bel like, ne siamo ghiotti. La produzione del reality avrebbe trovato due nomi bomba per il ruolo di opinioniste. Al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti potrebbero arrivare Giulia Salemi e Oriana Marzoli, e stato fatto il nome di Giuseppe Cruciani. Tre. Probabili concorrenti. Il Grande Fratello VIP 7 è terminato solo da mesi e ci sono già le prime indiscrezioni su chi potrebbe essere il cast dell'ottava edizione del reality che vedremo su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Secondo le chiacchiere del web, ci sono già quattro probabili concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Si tratta di Brenda Asnicar, Taylor Mega, Luca Daffrè e Gianluca Benincasa. Contenti? Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.